Allora, grazie. Volevi farmi le domande, avanti. Domande telegrafiche. Perché porti questa cosa? Questo? Sì. Per assomigliare a Cocis. No, perché ieri sera ho sbattuto contro una porta vetri, sai quella scena che in genere è nei film comici di uno che cammina tranquillo e improvvisamente sbatte contro una porta vetri e tutti ridono. Io invece non ho riso perché mi sono fracassato la fronte, ma è un momento un po' duro alla fine del film, cioè c'è l'inconscio che si ribella in modo violentissimo. Per esempio 20 giorni fa ho cominciato ad avere le vertigini e non capivo cos'era, mi hanno mandato l'assicurazione del film, mi ha mandato a farmi visitare da tutti gli specialisti di Parma e non si riusciva a trovare, ho fatto analisi di tutti i tipi, poi finalmente mi sono accorto andando in proiezione a scegliere il materiale che ci vedevo doppio. Allora sono corso da un oculista e avevo una paresi a un nervo dell'occhio destro, non so cosa fosse. E così ho potuto tirar fuori una bella benda nera che mi sono messo, che è durata 3 o 4 giorni. Sì, come Raoul Walsh, come John Ford, come Fritz Lang. E una volta anche mi sembra di aver visto una fotografia di Renoir. Vedi che l'inconscio è spietato perché quando vuole ribellarsi o vendicarsi di qualcosa sceglie sempre il punto più adatto da danneggiare, in questo caso l'occhio che guarda la macchina da presa.